però queste trombette sono un po' sciatate. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, Claudio, auguri. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno auguri a tutti, perché? Auguri. Ma siamo, cioè, carnevale, ma siamo carnevale. Martedì di carnevale. Oggi, oh, poi ravioli? Oggi, ravioli, oggi è la prima vigilia perché domani arriva la quaresima. Sì, ma oggi... tutti sti palloni. E mo dopo ci vedremo, oggi è la prima vigilia che si mangia. Ma non è che sei un pallonaro, no? No, che ce la faccio da pallonaro io? Oh. Sembra un pallonaro. Dai. Oggi allora, tu mi sembri il prototipo del pallonaro. Ma non so un pallonaro, io sono. No, che dicevi dei ravioli, no, scusa. Ma io, i ravioli, oggi si mangiano i ravioli. Oggi si mangiano i ravioli, a terra voi mi mangiate di ricotta, sì, dolci, salati. Dolci e salati, ma come ti pare? Ma fatto di ricotta, di ravioli questi io giorni. Io ho partecipato. Ma proprio è continuata. Sì, ma questi palloni però mi devo... O ti guardo dal televisore. È continuata la saga. È continuata la saga. È continuata la saga dei ravioli da morire. Ravioli ricordo un po' come l'hai fatti tu. Allora abbiamo fatti i ravioli di ricotta. Ma tu chi sei? Io sono. Vabbè, beh, ricorda sono come... cittadino comune. Vabbè, vai. Tutti mi dicono che sono pallonaro, ma che ce la faccio pallonaro io? Oh, ma che sono pallonaro? Sento ma hanno studiato un sacco di medici, ma io sono stato studiato. Io sono una persona seria. Claudio? Che no, Claudio. Pallonaro. E quindi abbiamo fatto i ravioli. I ravioli, però i ravioli abbiamo fatti con la ricotta, buonissimi. La ricotta di pecora di Cortino che non si batte, quella fantastica. E poi ecchi qua, guarda qua, questo è il video un mare tuo. Di ravioli, sì, un mare di ravioli. Grande Pietro. E poi abbiamo fatto tutti questi ravioli. Che poi non ci credete che Claudio li fa al volo, no, invece li fa. In bianco col pomidoro. Sì. E poi abbiamo fatto quelli della teramana pure in successione, qualcuno se ne ha mangiati 3-4 volte, non si capisce più niente. Pure questi in bianco e col pomidoro, chi zucchero e cannella sola, solo col pomodoro. Io li preferisco bianchi, la ravioli di ricotta della teramana mi piacciono tanto. Devo dire che sono una sorpresa grande per tutti quelli che non li conoscono. Sono buonissimi. Sono buonissimi. Io invece addirittura mi piacciono, vabbè, rossi e col pecorino, perché mi piace aumentare il contrasto. E poi quelli all'ascolana, quelli con la gallina e un pochettino buoni di pure in mezzo, quelli all'ascolana. Che so proprio buoni. Il trionfo del piatto di riciclo, perché dentro c'è la gallina che poraccia non fa più le uova. Poi c'è un pezzetto di carne d'arrosto di maiale sette avanzato, così lo facevamo noi a casa. E poi dopo ci si mette un po' di pane secco che allunga la percezione della carne, ti sembra mangiare più carne, in realtà stai a mangiare pane. Qui stai facendo quelli con la ricotta. Questi sono quelli con la ricotta. E quindi diciamo oggi il trionfo. E oggi sarà, il trionfo, no? Oggi il trionfo per noi saranno quelli di carne, un po' di ricotta e poi un po' di ravioli fritti, insomma, e poi un po' d'arrosto e poi che te vuoi mangiare un po' di e poi frappe, castagnole, no? Chiacchiere. A morire, oggi deve essere una giornata da morire a morire. Che domani arriva la quaresima. Normalmente la vigilia non si mangia mai. La vigilia di Pasqua che fai? La sera prima fai vigilia e non mangi. La vigilia Natale che fai? Il giorno prima non mangi, domani arriva una quaresima, un'altra festa cristiana. Quindi? E quindi stasera si mangia. Per noi ogni scusa è buona a santifica le feste a mangiare. No, perché questa è ma poi tu mi vuoi dire la che prima per 40 giorni 40 giorni devi stare un po' devi stare un po' misurato. Un po' perché ti fa pure bene, ti rilassi, stai tranquillo e poi come arriva Pasqua sbadabammate. Te butti a proposito sbadabam. Ma vai. L'altro giorno non mi ha chiamato Sebbio, quello là, quello di Roma, come si chiama? Quello di Pescara. Il pescarese, quello... l'allenatore della Roma. Detto che poi tu sei romanista, perciò ti ha chiamato. Non lo so, mi ha chiamato, mi ha detto, là, vieni qua, vi ci dà una mano. Oh, senza che dico come è andato il derby. No, perché... ma no, basta per quello, mi ha chiamato. Mi ha chiamato, mi ha detto, là, devi venire qua, vi ci dà una mano, perché qua non... sta situazione non si risolve, dopo vedete come fa a vincere. Cosa che ho detto, meraviglio di te, questa persona intelligente, uno che ha viaggiato, uno come te che sei stato studiato pure tu da tutti quanti, devi fare come il PD, giochi da solo e vinci, cioè come fai a giocare da solo? Beh, adesso te lo inventi tu, bucherò dal pullman, metti il cartello fuori dello stadio, tu giochi alle 3, giochi alle 3, c'è scrivi, chiuso dalle 15 alle 17, quelle 17 arriva, c'è una partita persa a tavolino, poi mi ha chiamato pure Pallotta, mi ha detto... Pallotta ma chi è? Pallotta, no, il presidente della Roma, l'americano. È un po' così, ci dovessi dare una mano perché noi dobbiamo fare tutto in uno stadio, poi facciamo la statua a te davanti allo e stadio. E che voleva? Gli davo una mano, gli ho detto, Poi faccio i ravioli. Ma io ho da fare i ravioli, mo sta a nascere la cicoria, c'ho i maiali, stanno a venire fuori gli asparagi che se non mi sbiga non li raccoglie, mi si fregano tutti, non vi potete fregare. Ma gli asparagi quelli selvatici? Asparagi selvatici. Ma là mica c'è il nome tuo. E basta pensare a Roma io se c'ho l'asparagi, però me ne frega a me da Roma. Però gli asparagi... Ma che sono un pallonaro poi io? Ma tu... Ma che mi chiedo una cosa a me? Che faccio il pallonaro? Ma tu, chi l'ha portato? E non ce l'ho zucchero filato, non ce l'ho zucchero filato. Signore, che vuoi? Il pallone che la faccio il Topolino? Ancora col Topolino? Ragazzi, oggi non lo teniamo. Non lo so io chi è. No. Anzi, io... Dubito. E bombette non ce l'ho, e bombette a Capodanno, che se spara le bombette senti a Capodanno? Un po'.
Ma comprare il pallone dei bambini, posso chiedere, qua siamo come Dottor Jekyll e Mr. Hyde, quindi io approfitto di qualche finestra di Dottor Jekyll. Ma in campagna tutto bene? Tutti sti palloni, cioè, gli asparagi in campagna, gli asparagi stanno uscendo fuori, chi li trova si li mangia. E soffriamo un po' soffriamo loro gli altri un po' di siccità, no, noi c'è midopinambur, quindi per stitichezza stanno messi bene. Che topinambur agevolano? Agevolano, sì, agevolano. Buono. Ce ne abbiamo proprio tanti. Sì, allora, cosa ci abbiamo a palla di fuoco in campo? A palla di fuoco poco, perché con sto caldo e con sta siccità... Quindi manca l'acqua adesso. Manca l'acqua. Noi per fortuna d'acqua ce ne abbiamo ancora tanta. Tu sai che noi siamo in un luogo benedetto da tutti. Anche perché amato di da tutti. Quindi abbiamo proprio l'acqua, abbiamo pozzo, abbiamo l'acqua, un lago dove recuperiamo non soltanto l'acqua della sorgente, ma l'acqua di recupero, l'acqua piovana, quindi di acqua per il momento ce n'abbiamo tanta. Poi non facciamo più colture intensive grandi, quindi non dobbiamo andare a fare. Avete tanta, nel senso che tu riesci ad irrigare con l'acqua? Ad irrigare gli ortaggi che facciamo, le piante che abbiamo, dovesse avere necessità. Non piantiamo più le monoculture grandi a parte il prato, perché non è conveniente, no, ma c'è sta tutta sta, non voglio aprire un'altra polemica, dice fare pallonaro, questo no, vabbè, ma oggi tu puoi fare polemica, tutto sto è carnevale. Spesso ormai secondo me l'agricoltura in parte per i piccoli, perché per i grandi è diverso. Non me lo dire, però. Ci sono due soglie diverse, c'è il piccolo che se barca maniera con la pensione della zia, quella della mamma, l'aiuto del figlio che ritorna a scuola, lavora in nero, volontà, in campagna, e riesce un pochettino a barcamenarsi, ma soffre e quindi si arrabatta con i contributi. Quindi se esce il contributo sul gran turco mette il gran turco, se esce quello sul grano mette il grano, cerca di seguire però un po'. Questo non è redditizio, perché ti danno il contributo perché si sa già dall'inizio che quel lavoro lì è un lavoro a rimessa, e quindi ti danno un contributo alla comunità europea, alla regione, poi te lo dà chi te pare a te. Però che si sa con lavoro a rimessa, quindi tu accetti il contributo sapendo di fare un lavoro che ha rimessa, poi ci rimetti. E allora questa cosa bisognerebbe prima poi la spiegare. Poi c'è il livello dell'industria alto dell'agricoltura, che è quello che tu fai con 10 persone un lavoro, loro lo fanno con, nemmeno più con una persona, perché ormai hanno i sistemi proprio informatici, che le macchine vanno da sole e producono 100 volte che produci tu prendendo lo stessi contributi. E quindi tu non puoi stare mai al prezzo suo, ma questo andrebbe spiegato prima o poi, insomma, sulle sovrapproduzioni. Piuttosto starci a far mangiare bucce di mele, ricotte, però chi come te che crea un ciclo virtuoso, e magari ce ne sono tanti, voglio dire, no? Campagna, agriturismo, prodotti, allevamento, nel caso tuo dei maiali. Questa quindi... multifunzionalità di cui si parla, no? Perché poi adesso stanno tutti questi, ma adesso sono tutti i progetti, cioè deve stare il progetto dietro, no? Il progetto per il recupero, Alla fine le aziende agricole sono state aziende di regolo, anche le famiglie nostre, insomma, diciamo quelle dei morti di fame, non come te, insomma, come la mia, erano obbligati a fare un regolo. Sarà lei un morto di fame. Era uno scambio i giocattoli che ti arrivano dalle famiglie più ricche, che ti danno sti giocattoli, la Befana dei poveri, cioè tutte, se noi abbiamo visto. Mio zio stava a Roma, era il gigante buono, e riciclava i regali, stava a Piazza Navona. Giocattoli, nonna andava per servizio, mamma pure riportava sti giocattoli, quindi noi riciclo lo sappiamo benissimo quello che vuol dire. Il riciclo e anche il triciclo. Il triciclo, il biciclo, il biciclo un po' di meno. E quindi lo sappiamo, le famiglie chiaramente in agricoltura c'è stato sempre, non si sprecava niente. Sì. Anche noi adesso che siamo organizzati in questo modo, lavoriamo con le biomasse per il riscaldamento delle acque e il riscaldamento dei locali, ma non produciamo né scarti e utilizziamo scarti a sua volta per poter bruciare per scaldare. Lo scarto, la cenere che rimane, ci abbiamo la fortuna dalla in campagna, quindi ritorna un'altra volta fertile. Ma è bello che il ciclo e anche l'organico scoperto da chi vive in campagna sembra quasi quello adesso dell'industria, no? Del riciclo spinto tutta storia, a recuperare. Tutta qua. In realtà è sempre mangi quello che la terra in quel momento produce. Adesso sentivo un sacco di polemiche pure e al nord. E quindi non hai il packaging, giusto? Esatto, non hai l'imballaggio. Esatto, non c'è imballaggio, non esistono. E poi non esiste questo problema come adesso che hanno messo gli ortaggi e le zucchine, il freddo, la fregata, il caldo. Le zucchine da che mondo è mondo, da noi. Quando si mangiano? Questa parte si mangiano da maggio a giugno in poi. Quindi aspettiamo. Quindi se tu le metti a gennaio e febbraio è facile che possa succedere qualcosa, un problema tuo, magna dei cavoli, magna delle verdi. Sì. Andrebbe rifatto questo circolo normale, insomma, che la natura ci dà. Però che te volevo dire, mi è venuto in mente un master plan. Gli è ripartito Mister Hyde. Mi è venuto un master plan sul turismo, no? Ah. C'era sto master, le fondi, ta, pa, boom! E allora lo stiamo studiando.
Colleghiamo tutti quanti gli aeroporti del mondo. Difatti sto a fare un po' di viaggi, sto aiutando. Ma tu pure stai dentro questa storia. Sto giro, vado un giro pure io. Siamo andati a New York, colleghiamo New York, poi Parigi, Berlino. Ma e poi Singapore, Tokyo. Ti portiamo tutti a Pescara. Ah, facciamo a Pescara, poi a Montori. A Montori facciamo un secondo scalo. E poi dopo Montori non ci andava l'autodromo. Poi dopo c'è una e no, ci facciamo, visto che non ci hanno fatto fare l'autodromo, che ci facciamo? Ci facciamo l'aeroporto. Il secondo aeroporto con i fondi, tanto ci stanno i fondi massa. Ma no, là l'amministrazione è andata in crisi invece con non fa niente, ma noi con l'impianto del Monte per i rifiuti. Che fa l'aereo ti porta su e noi tra l'altro la tiriamo su. Tra l'altro, caro Pallonaro, Montorio è un luogo simbolo. Che sono Pallonaro io? È un luogo simbolo del carnevale. Pallonaro. È uno dei pochi posti dove il carnevale è proprio il clou, si fa il mercoledì addirittura, col carnevale morto. Quando l'altro si mangiano la pasta cortona. Esatto. A Montorio ancora gli danno. Patate. Grandi montoriesi. Questa mi sembra una furbata. Grande. Questa è da Pallonari proprio. Sì. Che sono Pallonari. Mi piace quindi, questa schizofrenia del nostro ospite questa mattina. Uniamo queste cose ecco. Qui, capito? Uniamo questi vari aeroporti e poi uniamo. Sta a voi stabilire quando parla serio e quando no. Poi dopo facciamo pure il mare, perché che tutto c'è sta già, stanno che già facciamo? Fa un corso al mare, visto stanno. Il mare com'è? Il mare lo dobbiamo fare, ma c'è. Il corso c'è, il corso della strada, ma noi facciamo il corso del mare per spiegare tutto, come si fa tutto il turismo. Allora che facciamo? Uniamo il mar Adriatico, il mar Caspio, il mar Nero, il mar Morto, il mar di Giassi. E il fine qual è? E il fine uniamo tutti quanti, tutti a Giulianova, con i fondi del Master, poi facciamo un corso, ma lì come si chiama? Pineto, mi sa, un'altra cosa, sul turismo non sbancamo. Vabbè, tutta sbancamo. La costa, mo, ma è itinerante. Ma diceva, tu come fai a sapere queste cose? Che sei un Pallonaro? Ma sì. Che ti sembra un Pallonaro? Ma che mi sembra un Pallonaro io? Io sono una persona seria, io sono stato studiato dai dottori di tutto il mondo. Sì. Però non hanno trovato ancora. No, a me mi chiamano, ma io c'ho da fare, io c'ho i maiali. Oh, a proposito dei maiali. Me nascono asparagi. Come stanno i maiali? Tutti quanti. I maiali stanno bene. Crescono. C'è sta pure un video che abbiamo fatto, ecco qua. Che cos'è? Questa è una delle cantine che ma può essere che Pietro ti legge nel pensiero. Che è il lettore. Lui fa proprio il lettore. Oh, questo a me mi esalta alquanto. Questo sì, è un cavò. È il cavò della. È una cantina che avevamo abbandonato. Sì, ma non dire dove sta, se no. Anni fa, ma tanto pure no, non lo dire. Sparano. Da parte che non lo sapete perché non ci sono delle guardie armate. Per qualcuno che pensa non le devo fare, perché le devo fare ormai. Oh, la siamo adesso tra il serio e il faceto. Qui io ho visto poi, credo sia questo video dove ci sei tu che alimenti il fuoco. Sì. Cioè vengono un po' affumicati. Affumicati, sì. Ma perché si deve fare o perché lo fai tu? Tanto io faccio quello che mi pare. Vabbè, intanto però il pallonare li sa fare i prosciutti. Però vabbè. Sì, un po' di fumo gli fa bene. Noi chiaramente. Eccolo, lo vedete? Lo sai che facciamo, macelliamo. Oppure questa è la scusa, scusami, che a te quel camion ti fa fumo. E allora, hai no, unito l'utile al dilettevole. Lo siamo stati proprio attappati. Ah, lo sei attappato? Si è attappato proprio da sopra, sì. Guarda qua. Esce un pochettino, esce un po' dai finestre, quindi quando usciamo dalla cantina sembra un po', che ne so, l'antro dell'inferno. I carbonari. Noi usciamo fuori e c'è sta tutto sto fumo che esce dalle varie finestre, vari buchetti della cantina. Scusi Claudio, che tipo di salumi ci sono lì? Lì stanno prosciutti. Spalletti. Stagionatura quanto? Gli dai? Questi poi vanno prosciutti? Spostati da una vabbè. Cantina in altra. Diciamo, da quando li appendi a quando li porti minimo, a tavola? Minimo c'hanno un anno e mezzo, due anni, dipende dalla grandezza. Quindi minimo. Sono belli stagionati. Poi dopo c'è pure il resto. Poi ci sono? La cantina è bella umida e fresca. E poi dopo abbiamo le lonze, il capocollo, quindi sì. Il lonzino I magro. Lommi. Il capocollo, quello sì. Più grande, e anche lì varia, insomma, diciamo la lonza da 3-4 mesi, il capocollo almeno 7-8 mesi prima di andare a tavola. Poi stanno i salamini. Una marea di salamini. Salamini che e salsicciotti. O... Forse sei stati pure provati i salami. Sì, forse è stato salame, provato. Il salame che poi aspettiamo per Pasqua, a Pasqua chiamiamo una botta che non finisce più. Sì, gli facciamo la festa. A Pasqua la morte sua, a Pasqua beh, sì. Il picone col salame, la pizza col formaggio. Sì, la pizza col salamino. Proprio la lo sdiuno è da pizza proprio quello. Di Pasqua col salame. Come poi fa meno. Sì. Secondo mi me dispiace va. Perché poi finiscono, ma ti devi mangiare, qualcuno si deve pure mangiare tutti questi salami. E poi dopo abbiamo dei salami fatti però con la carne, un po' più grassotti, che così questi si mantengono fino a settembre-ottobre, che non è il ciaiuscolo. Ah. È proprio la pasta della salsiccia messa dentro il budello del salame. Quindi la salsiccia si stagionata a salame, si possiamo di dire più, così? Diciamo così, sì.
E poi abbiamo le spallette, queste penso le spallette siamo rimasti forse solo noi a farli, o noi e forse un altro che però non lo conosco. Vabbè, 2-3 siete, il club della spalletta. La spalletta che è un salume che va forte, che è la spalla di maiale. La spalletta che poi a vederlo è un prosciutto, ma si fa con la... Ed è spettacolare. Non con la coscia, ma con la spalla. Con la spalla, quella davanti. La spalla che per me è la carne più buona che c'è, la carne della spalla. A te ti piace più la spalletta che il prosciutto? Ma c'è una... c'è una spiegazione... La spalla, se becchi la stagionatura giusta, è spettacolare. È spettacolare. Il prosciutto è buono pure, però il prosciutto... Ma com'è? È buono pure, il prosciutto è fenomenale. Il prosciutto è buono, per carità. Però la spalla c'ha questa particolarità che siamo stati già spiegati altre volte. Ah, lo vedi? Che io me ne dimentico. Che c'ha una parte, la spalla sta attaccata una parte verso il collo e quindi la guancia, e una parte che va chiaramente sul corpo e quindi sulla pancetta. Mm-hmm. E quindi tu la cominci da una parte che sa un po' di guanciale, poi prende il sapore spalletta e quando finisce sa di pancetta. Non c'ha mai lo stesso sapore, cioè tu la tagli e lei cambia, come un arcobaleno che cambia colore. Come i palloni che hai portato. Che sapore, eccolo là. Che so, ecco, mo non glielo dovevo ricordare. Non ce l'ho, zucchero filato ho detto che non ce l'ho, ma che ma vuoi? Di ma però di solito lo porti. Ma di solito lo porto. Di solito lo porto, ma quando faccio il pallonaro, oggi sto qui in funzione seria, da persona seria che sta qui a spiegare tutto il carnevale, perché il carnevale è una cosa seria. Ci fanno i masterplan, ci fanno tutti gli studi scientifici. Scusi, mi posso spiegare. Rivolgere in realtà a, andrebbe fatto. A colui che l'ha interpretato più volte, ti ricordi nelle tue varie mascherature, se si può dire così, quella che ha generato più, che ha avuto più successo? Che tu da ragazza ne hai combinate tante, credo. Sì, diciamo che le mascherate abbiamo fatto in gruppo tante. E simpaticissimi in gruppo sono quelle più pure le singole a me piacciono molto. Devastanti, sono in gruppo, sono devastanti. Dai, raccontacene ma una. Sono devastanti perché tu stai 2 mesi in cui ti incontri, parti con un'idea, sì. Stai 10 persone e parti con un'idea, poi stanno i figli, le mogli che tutti quanti intervengono e ognuno porta il contributo e ognuno porta l'idea e tu parti con quell'idea, lavori su quell'idea. Una settimana prima che del carnevale l'idea è stata stravolta e cambia completamente. Da qualcos'altro che è successo. È successo qualche altra cosa, è fatto. Però nel frattempo si è fatto 2 mesi bellissimi con gli amici, le cene, le chiacchierate, che è una cosa fantastica. Bello. Poi c'è il carnevale, che quello è pure bello. Dai, raccontane uno almeno. Sanno tanti episodi belli. E una che si può raccontare, uno credo che sì. Facemmo uno scherzo al sindaco ad Ascoli, quando il sindaco era tanti anni fa, sì. L'unica giunta di centrosinistra, e quindi già era uno scherzo quello. Che ad Ascoli a trovare sì, giunta di centrosinistra. L'unica giunta di centrosinistra, tutta la storia scolana, quindi sembrava giusto per andare in giro. E prendemmo un appuntamento, come associazione diamo una mano agli anziani. Sotto carnevale, ovviamente. Carnevale, proprio, non ci hanno proprio martedì? Pensato minimamente. Era martedì? Loro, forse era venerdì, credo. Il venerdì prima. E quindi c'era il segretario comunale, invitammo gli assessori. Quindi voi eravate una fantomatica associazione di anziani. Con protocollo, tutto quanto, domanda protocollata di questo incontro. E quindi diamo una mano agli anziani. E quindi arrivo al segretario a palazzo. Comunale con l'assessore, andammo a palazzo, allora abbiamo appuntamento, quando siamo arrivati lì a questo appuntamento noi eravamo tutti vestiti da puttanoni clamorosi e la mano da bombardoni e la mano dagli anziani, chiaramente potevate capire qual era la mano. E il sindaco vabbè, si divertì, si è risolto tutto con una grandissima risata. Il bello era sì, appunto, quanti eravate? Tutti, era una decina insomma. Poi in questa mascherata io normalmente ero il più piccolo come stazza. E una volta invece mi è successo un esipodio molto molto simpatico all'inizio e un po' triste alla fine. Aia. Ma parliamo di tanti anni, quando arrivarono i polacchi in Italia, i primi polacchi, non so se vi ricordate quando arrivano i polacchi che pulivano i vetri, no? Più o meno lavavetri questi, che all'inizio, come succede, si prendono in simpatia, no? Sì. E quindi facemmo questo carnevale ad Ascoli, io misi inconsapevolmente in mezzo a alcuni amici che non si erano mai mascherati, che si vergognavano come dei ladri. Io ho fatto dei cartelli e c'era scritto UPAPA, Unione Pulitori Automobilisti Parabrezza Associata. La fotografia di Papa Giovanni. Chiediamo scusa adesso ai polacchi. A parte il Papa. Ai polacchi c'è un sacco di amici polacchi. E con tutta una serie di scritte che avevamo scritto che eravamo venuti in Italia, avevamo pagato l'IVA, l'ICI, le tasse, il PIC, e quindi non avevamo trovato lavoro, avevamo la famiglia, dormivamo in macchina e se proprio non ci potevano trovare lavoro, che ci avessero fatto Papa pure a noi, lo scherzo era questo. E ci fermammo ad un incrocio. Cioè bastava essere polacchi per diventare Papa. Ci fermammo ad un incrocio e
cominciarono a fermarsi le automobili. Ti giuro, perché poi questo fu il risultato, facemmo in meno di due ore 150.000 lire. Perché la gente si ostinava, tu gli dici guarda che carnevale, no, sì, ma voi divertitevi pure voi, eh. E ci lasciavano questi soldi, e andammo a mangiare avete la pizza, sofferto una frina di gente, andammo a mangiare ottimo la pizza, perché non, forse non riusciamo a capire. Claudio, una poi cosa... lo facemmo Offida, però, lo fece Offida. Offida, dove c'è il canale il Bove Finto. Che io non amo particolarmente. A me piace più quello a Scolano. Offida, Offida è bellissimo. Offida, c'è un bel teatro, bello. Con un cartello da solo, stavo con mia moglie e la bambina Alessandra, che era piccolina. La bambina che è Alessandra. Messa lì da una parte, e c'era. E mi metto lì e dico: mo, volevamo fare come ha fatto Ascoli. Quando passa l'autobus, mi aggrappo per pulire il vetro, faccio questa cosa qui. Mentre stavo da questa fermata, passa il vigile da lontano e mi comincia a fare. Il vigile? Io non capire. Te ne devi andare via. Io ho venuto in Italia, cerco lavoro, devi ritornare al paese tuo, con una serie di improperi tipo vaffanculo. Vabbè, mo non li ripetiamo. Ma io dormo in macchina, per me potete morire bruciati tutti quanti, te ne devi andare via. Ma oggi carnevale, io sono venuto a fare carnevale. Qua non si fa, non ci puoi stare, non te ne devi andare, torna al paese tuo. Ma oggi io, parliamo di 30 anni fa, almeno, io ho venuto qui perché cerco, non ci devi venire, che stai venuto a fare? Chi ti ci ha fatto venire in Italia? Vattene al paese tuo, dove sei? Polacco, rivattene in Polonia. Ma noi, il Papa, il polacco, pure lui, insomma, sta stando davanti alla fine, ho detto, capo, ma è scocciato proprio in altri termini. Ma oggi è carnevale, vedete che questa è una maschera? Che è questa una maschera? E che maschera è? La maschera da polacco. Ho finito, queste maschere non si possono fare, è vietato. E questo, Claudio, e cambiando città cambia il senso del carnevale. La tradizione ascolana, no, di maschere a gruppi o singoli, no, senza carri o con queste situazioni proprio molto particolari e molto divertenti, deriva da qualcosa di particolare, non che tu sappia? So, è sempre stato così? Non sono storia, è stato sempre stato così, da che me lo ricordo io. E tanti anni fa si facevano i carri, credo, mi ricordo. Quindi ci sono stati pure i carri allegorici. Sarà stato più di forse 50 anni fa si facevano ancora i carri. Devo dire che i carri erano abbastanza tristi, perché sì, erano poi carretti, più che carri erano carretti, poi i trattoroni. Ma nemmeno c'erano, erano un po' tristi. E poi riesplosa questa, sì, perché, questa teatralità del carnevale, la fantasia viene proprio esaltata, dove non c'è esaltata bisogno di farsi la maschera, sì, ma che c'è, bravi, veramente positivo quello che state dicendo, divulgando. Grazie a voi. Grazie. Divulgando che saremo noi. Ma pure noi. Il pallonaro? Ma divulgando saremo noi. Divulgando è lei. Divulgando lo dice qualcun altro. Divulgatore, grazie. E quindi c'era questa teatralità che è fatta, sì, che è poi incontrata per tutto, cioè tu vai dal salumiere e quello ti fa una battuta perché al giorno di carnevale tu magari non la capisci, quello ti sta a piangire, insomma, diciamo, non è proprio intesa come maschera, no? Sono stato pure a Venezia con degli amici, bellissimo, carnevale fantastico. Beh, maschera ancora più però teatrale, lì è, ma non di... Lì è proprio la maschera. Esatto, cioè, la maschera in quanto tale, esatto, non la situazione comica, no, vero? Lì no, lì ti coinvolgi. Non so, io ad Ascoli la situazione comica proprio, deve far ridere. Abbiamo fatto tante maschere, un anno facciamo una col parmigiano, in cui fu devastante, raccontavo l'altro giorno mio nipote, e Alessandra pure che era piccolina, qualche volta ci ha trascinato pure Riccardo, poveraccio, che è uscito fuori in column con mia moglie disperata che c'era quel devastato facendo i vari pezzi. Quello del parmigiano, facciamo, ce la facciamo in un minuto? Beh, sì, il parmigiano era questo, non so se vi ricordate, tipo quello del Giro d'Italia? No, quella grande che faceva, noi ne facciamo porzioni piccole, rotolava questa porzione di parmigiano. E allora facemmo con quindi era il periodo in cui quella pubblicità c'era, con un copertone grande di trattore enorme, sì, e quindi entravamo in massa dentro i bar, dentro le pizzerie, dentro i ristoranti, buttando tutto giù con questa forma di parmigiano e urlando: noi non facciamo porzioni piccole, facciamo qui davate fastidio non sopra poco le automobili, c'era, cioè, una cosa mortale. Un'altra mascherata simpatica la feci una sera da solo, nevicava, io uscii fuori in calzoncini corti. Beh, vabbè, ma tu non hai ciabatte, così è, entrare in una pizzeria a quei tempi dove ci andavo con una sacchetta di farina sopra, che dove ci ha messo una quindicina che 20 kg di farina bucata. Entrai alle 10:30, 11 sera, pizzeria strapiena di gente perché era carnevale, entro dentro e fa: oh, e ci sono venuto stasera a portare la farina, ma la prossima volta a quest'ora col cavolo che ci rivengo, e se vuole la farina lo ordina prima, mentre fuori nevicava, immagino, io entro in canottiera e buttavo questo sacchetto e poi di, tu farina di farina sopra tutto, tutti i tavoli, buttavo questo sacchetto di farina sopra i tavoli e, la gente? E volava sta farina.
e faceva tu dimmi se questi ti possono chiamare 11 sera a portargli la sì, ma nessuno t'ha menato. Oh, ce l'ho più, no. No. E andava avanti così. Dopo un po' di giorni vado in farmacia a prendere qualcosa, porto la ricetta in modo ovviamente vabbè normale senza paresima. Fare il pazzo. Il farmacista mi guarda e mi fa gli è passata la sbornia dell'altra sera. Stava in pizzeria. E io dico ma guardi sbornia io nemmeno bevo, cioè io se bevo divento triste, quindi sì. Perché che è successo? L'altra sera stavo a mangiare la pizza in pizzeria, a me e mia moglie ci ha sbiancato tutti quanti, ci ha sbattuto il sacchetto della prima 24. Lo vedi? T'ha detto e bene. Quindi, sì, è bello che allora, dove non è, il carnevale non è fatto soltanto da chi lo fa, ma è anche da chi lo riceve. Quindi sì, è questo scambio che è bellissimo, perché c'è proprio e ci vuole questa apertura nel godere anche degli scherzi, giusto? Che godere è lo spirito di oggi. Un altro messaggio. Buongiorno. Signor Claudio, vista la tua grande esperienza, espressione di competenza nell'arte culinaria, sarai presente venerdì 29 marzo alle 18 nella sala della provincia di Teramo per la presentazione di un nuovo libro da parte del dottor Claudio D'Archivio sulla gastronomia teramana antica. Guglielmo, un grande saluto. Guglielmo, ti sta invitando Guglielmo. Guglielmo, io ti ringrazio, non so se è una domanda, un'offerta o una minaccia. No, no, è un invito, no, è un invito. Nel possibile... A che ora è? 29 marzo alle 18? No, l'ora era 29, mi sembra. 29 marzo? Ah, l'ora è le... Beh, a carnevale pure. Non lo so, grazie comunque, Guglielmo. Grazie comunque, Guglielmo. Grazie. Io quello che dico sempre, io non sono un esperto, non mi ritengo tale, non ho dottorati, cucina bene, non sarà un esperto, cucinare, ma cucina mi bene. Piace cucinare, mi piace cucinare e devo dire, la gente viene contenta. Sì. Pure domenica, la gente... Ci abbiamo bisogno di essere felici, essere felici a tavola. Chiudiamo con un messaggio che abbiamo finito la già. La felicità. Però lo siamo stati detti una volta. Io ho passato anni della mia vita, anni piuttosto lunghi, in cui ho sempre ascoltato. Ho ascoltato tutto quello che ascoltare mi diceva. È importante. Tutto, quelle stronzate, quelle per i vecchi che mi raccontavano. Ho ascoltato e mi sono buttato. Ma sono diventato vecchio, non mi tocca raccontare a me. E quindi devono ascoltare. Grazie Pietro, possiamo chiudere? Chiudiamo. Non c'è lo zucchero filato. Ci vediamo martedì prossimo. Non c'è lo zucchero filato. Domani c'è di prima mattina con Alessandro Di Emilio. Ciao, non c'è ci vediamo. Lo zucchero buon carnevale. Filato, non c'è, finito. E vai col carnevale. Sigla.